mio amico diceva poco prima, dice qua, è un emerito disastro, dice, perché faccio fatica a stare dietro. Ma non è così, è che questo tipo di tematica non viene mai affrontato nelle parrocchie, non viene mai affrontato né nel catechismo dei ragazzi, né nel catechismo degli adulti, né in conferenze, né niente. Per cui chi lo sente per la prima volta, e può darsi che qualcuno di voi sia la prima volta che lo sente, anche se io ogni tanto butto là qualcosa, certo, destabilizza, non perché la materia sia ostica, ma perché i dati sono molti. E quando noi abbiamo più di 10 dati da sistemare in testa, entriamo in panico. Qui invece ce ne sono un centinaio da sistemare. Per questo motivo i biblisti dicono: guardate che è meglio non diventare biblisti. Perché veramente ogni tanto c'è qualche piccolo problema. Per quanto riguarda l'Antico Testamento, e chiudiamo, noi abbiamo un abbozzo di canone già con Giuseppe Flavio, che vive verso la fine del primo secolo d.C. Nell'apocrifo, nel 14° capitolo del quarto di Esdra, quarto Esdra è un apocrifo, c'è l'elenco di 94 libri. Esdra deterebbe questi 94 libri in 40 giorni dicendo che 24 libri sono per tutti e 70 sono solo per i sapienti. Poi siamo andati a constatare che questi 70 sono apocrifi. Questi 24 invece sono i testi ispirati dell'Antico Testamento, quindi fanno parte del canone. Solo che loro avevano un modo un po' diverso di contare i libri. Per esempio, i 12 profeti minori per noi sono 12 libri, per loro sono un libro solo. Noi diciamo primo libro di Samuele, secondo libro di Samuele, e sono due, per loro sono uno solo. Chiaro? Perciò hanno un modo diverso di contare, ma i libri presentati dal quarto libro di Esdra, apocrifo, sono gli stessi che sono presenti nel canone ebraico. La conferma viene sicura in quest'epoca da questo trattato che fa parte del Talmud. Bene, cosa sappiamo del canone del Nuovo Testamento? Alla fine degli scritti neotestamentari, l'ultimo scritto neotestamentario è la seconda lettera di Pietro. È un testo, se notate, del 105 circa dopo Cristo. E qui noi abbiamo un flash molto importante, solo un flash. Perciò, carissimi, nell'attesa di questi eventi, fine del mondo, fate di tutto perché Dio vi trovi in pace, senza colpa e senza macchia. La magnanimità del Signore nostro, consideratela come salvezza. Dio procrastina alla fine per darvi tempo di convertirvi. Così vi ha scritto anche il nostro carissimo fratello Paolo, secondo la sapienza che gli è stata data. Come in tutte le lettere nelle quali egli parla di queste cose. In esse lettere vi sono alcuni punti difficili da comprendere che gli ignoranti e gli incerti travisano al pari delle altre scritture. Quindi, all'inizio del secondo secolo, alla fine degli scritti del Nuovo Testamento, noi abbiamo queste informazioni. La Chiesa aveva già le scritture.
si sta parlando di Paolo. Queste altre scritture quali sono? Solo l'Antico Testamento? No, perché si sta parlando di Paolo. Quindi per scritture si intende Antico e Nuovo. Più è chiaro? Perché si sta parlando del nostro amico Paolo. Eccolo, il ragazzino. Quali fossero questi libri non li sappiamo, ma sappiamo che all'inizio del secondo secolo, alla fine degli scritti, noi abbiamo la testimonianza che c'era un elenco chiamato scritture. Questo concetto noi lo sappiamo, la Chiesa nascente sappiamo che ha adoperato i 70, però in una fluttuazione del canone. L'Antico Testamento era fluttuante quando la Chiesa sceglie. La sinagoga approva il canone breve ebraico. Perché? Perché vuole gli scritti in ebraico, e quindi Sapienza è scritto in greco, l'ha buttato fuori. Ma il libro della Sapienza si trova nei 70, che è stato accettato dalla Chiesa. Gli ebrei non hanno primo e secondo Maccabei, ma primo e secondo Maccabei si trovano nei 70, che è il gruppo di libri accettato dalla Chiesa. Mi spiego? Bene, passiamo velocemente adesso a vedere com'è andata per il Nuovo Testamento. Verso il 144 d.C., questo signore, che non è una mela che è andata male, era uno dei nomi che viaggiavano nel bacino del Mediterraneo, Marzoni, dice che l'Antico Testamento presenta un Dio cattivo. E quindi lui dice, nella mia comunità cristiana non voglio l'Antico Testamento, voglio solo il Nuovo Testamento, qui c'è un errore, dove Dio appare come un padre buono. E noi troviamo in Marcione un elenco di libri neotestamentari, un elenco ridotto. Dice, io voglio questi libri come parola di Dio. A te la Chiesa reagisce. Dice, no, guarda che i libri sono molti di più. E quindi la cosiddetta eresia di Marcione è stata l'occasione che la Chiesa nascente ha avuto per precisare. Naturalmente noi non abbiamo il documento di questa precisazione, ma abbiamo qualche cosa di coevo. Antonio Ludovico Muratori, stavolta mi sono informato bene, è un prete, ed è professore dell'Università di Padova e del Seminario di Padova, scopre questo frammento che in onore suo viene chiamato frammento muratoriano. È un testo cristiano della fine del secondo secolo, coevo al trattato Babà Batrà del Talmud. Dove noi abbiamo un canone non completo, perché ovviamente mancano, è un frammento, non è un foglio dunque bello conservato intero, però dove abbiamo il cosiddetto canone lungo. Mancano alcuni libri perché manca il supporto di scrittura, però si vede che per l'Antico Testamento il canone muratoriano ha il canone lungo, e siamo alla fine del secondo secolo e siamo più o meno in un'epoca in cui la Chiesa risponde a Marcione. E questa è la risposta a Marcione? Chi lo sa? Però testimonia come la Chiesa abbia precisato a questo eretico quali fossero i testi. Naturalmente, se noi esaminiamo la posizione
delle chiese, ricordatevi che non c'era in quel periodo, secondo secolo, terzo secolo, quarto secolo, non c'era la centralizzazione che c'è oggi. Perdonatemi il paragone, non è corretto, ma è solo per dare l'idea. Il Papa fa il parroco e i vescovi fanno i cappellani. Una volta non era così. Una volta il vescovo era tutto per la sua diocesi. Il Papa era punto di riferimento, lui costituiva l'unità della Chiesa, ma i vescovi non venivano scelti da lui. Erano i vescovi della zona che, insieme alla comunità senza vescovo, sceglievano il vescovo. Quindi, per scegliere il vescovo di Concordia a Pordenone, veniva il vescovo di Udine, veniva il vescovo di Gorizia, quello di Trieste, quello di Vittorio Veneto, quello di Treviso, venivano qui, venivano nella chiesa di San Marco, dove convenivano tutti i rappresentanti delle parrocchie della diocesi, e in questa chiesa, di fronte a questi vescovi, la gente cominciava a fare le scelte. Prima ne sceglieva una rosa, poi da questa rosa ne sceglievano 4-5, e poi da questi 4-5 veniva fuori il nome. E i vescovi convalidavano o meno. E da lì nasceva il vescovo della nostra diocesi. Questo succedeva nei primi secoli della Chiesa. Adesso no. Adesso chi nomina i vescovi è Roma. Siamo tutti catalogati. Questa grande indipendenza, dunque, a che cosa ha portato? Al fatto che in alcune chiese locali, per esempio, l'Apocalisse venisse contestata. Perché l'Apocalisse, fin dall'inizio, ha provocato eretici, ha creato eretici. L'Apocalisse è uno dei testi più delicati da interpretare. La seconda e la terza lettera di Giovanni in alcune chiese non le hanno ritenute importanti perché ci sono solo dei saluti, non ci sono grandi temi teologici. Papa Francesco batte molto sul fatto che lui è vescovo di Roma. E fa bene, perché questo è Ireneo di Lione, che voi conoscete bene, è un vescovo turco andato a finire in Francia, il quale per primo scrive un'opera bellissima rimasta a noi fino ad oggi, contro le eresie. Splendido, dove lui fa una sintesi della fede cristiana e, tra le tante cose interessanti che dice nei suoi scritti, parla del vescovo di Roma e dice che lui, il vescovo di Roma, ha il primato dell'unità e della carità. Ora vi rendete conto che altro è il primato dell'unità e della carità, altro è quando c'è di mezzo anche la disciplina. Perché il primato dell'unità e della carità lascia delle autonomie, per cui c'è un'autogestione locale. Se invece l'autorità entra anche nella disciplina, tu non hai più autonomia. Ma il Papa è molto largo di manica, lascia le autonomie, sì, ma mi vengono da lui, non sono mie. Sono concessioni. Mentre prima erano diritti. C'è una visione diversa oggi. Bene, male, non spetta a me giudicare. Io sono un biblista, quindi buonanotte. Però, se voi notate, la tendenza che ha Papa Francesco è quello di
riconsegnare alle chiese locali la loro responsabilità e quindi una certa autonomia. E un'altra linea molto importante che Papa Francesco sta facendo è quello del ripristinare la collegialità. È un po' difficile coniugare la piramidalità, dove il vertice decide, con la collegialità, dove il gruppo decide. E lui sta tentando questa strada molto difficile. Il fatto che lui abbia chiamato 8 cardinali dei vari punti del mondo, rappresentanti delle varie culture, e insieme con loro prenda delle decisioni, questo significa che viene bypassato il Medioevo. Cioè torniamo ad avvicinarsi all'epoca della Chiesa dei Padri. Dunque, c'è la lettera di Giacomo, un altro testo discusso, e la lettera di Giuda, altro testo discusso. Questo è un grosso problema dei primi secoli, per cui la stragrande maggioranza delle chiese locali, cioè delle diocesi, hanno accettato il canone lungo. In alcune, o per problemi di eresie, o per valutazione di scarsa teologia, o perché ritenute cose già ripetute, questi testi venivano in qualche maniera lasciati da parte, non venivano buttati via. Si diceva, non sono importanti. A cavallo fra il IV e il V secolo c'è questo signore, nostro compaesano, che crea delle difficoltà. Questo signore dice, per l'Antico Testamento stiamo alle Braita Veritas, cioè proviamo a tenere i testi che hanno solo il testo ebraico, e quindi assumiamo il canone degli ebrei. Cos'è successo? Già verso la metà del IV secolo, il patriarca di Alessandria, Atanasio, nella 29esima lettera pasquale, voi dite, ma che accidenti è? Ad Alessandria veniva eletto vescovo sempre uno scienziato, un prete scienziato, alla faccia dell'oscurantismo, del romanticismo e della storia marxista che dice che la Chiesa è contro la scienza. Questo qui doveva calcolare una festa di Pasqua e siccome questo calcolo era un calcolo di tipo astronomico, tutti i vescovi cattolici hanno detto arrangiati. Tu sei scienziato, tu ci mandi la lettera e ci dai la data della Pasqua successiva. Vengono chiamate anche lettere festales, le lettere delle feste. Il rimasuglio di questa grande tradizione la trovate il giorno dell'Epifania. Nel giorno dell'Epifania, se il prete vuol fare tutto il suo dovere, può fare anche a meno, ma se vuol fare tutto il suo dovere, deve leggere il calendario delle feste liturgiche che ci aspettano. Quando comincia la Quaresima, quando c'è la Pasqua, quando cade la Pentecoste, quando inizia il nuovo anno liturgico prossimo. Quelle notizie sono il rimasuglio della lettura delle lettere festales che partivano da Alessandria. Una di queste lettere contiene tutto l'elenco dei libri del Nuovo Testamento ed è ovviamente l'elenco che comprende tranquillamente anche questi testi.